Ci sono due vie per affrontare la vita. La via della natura e la via della grazia. È un'opera complessa, The Tree of Life, ancor più di quanto sarebbe stato lecito attendersi. Tra i registi venuti alla ribalta nel periodo della New Hollywood, Terrence Malick è quello che ha avuto il percorso artistico più insolito. L'attesa era dunque massima, considerati anche i continui rinvii e la consueta penuria di dettagli sulla trama, la storia del rapporto trentennale e conflittuale tra un padre e un figlio, interpretati rispettivamente nelle due epoche in cui il film si svolge, da due star come Brad Pitt e Sean Penn. Che fossi forte, padrone di te stesso. L'opera mostra una polifonia nel racconto che sembra costruita appositamente per spiazzare. Suddivide l'espediente della voice-over tra personaggi ed epoche diverse in modo volutamente disomogeneo. Parte dal privato e dai rapporti tesi e conflittuali di una famiglia, per arrivare ad un universale che si estende oltremodo nello spazio e nel tempo, giungendo persino ai motivi della creazione e a quesiti filosofici sull'esistenza. Quello che si cerca, almeno a una prima visione, non si riesce a trovare nel film è un motivo che unisca la vicenda di una famiglia borghese degli anni 50 alla sovrabbondanza di simboli e motivi filosofici che il regista ha voluto inserire nella storia. La tua vita passerà in un lampo. The Tree of Life trasmette l'impressione di essere un'opera troppo complessa e ricca di motivi di riflessione per essere pienamente assimilata con una singola visione. È insomma una pellicola che va vista, rivista e ripensata nel tempo. Opera di un regista che ancora una volta col suo lavoro non lascia indifferenti.